Bene, ci avviamo oggi a questa parte, che è la parte conclusiva sulla teoria dell'attività, che in realtà non contiene niente di nuovo rispetto a quanto già visto nelle lezioni precedenti, ma è una visione diversa dell'intera teoria, cioè come la realtà ha cambiato l'idea dello spazio-tempo, o come è nata questa idea dello spazio-tempo meglio. Qui avete le foto di alcuni personaggi importanti in questa storia. Mi focalizzo la vostra attenzione su quello in basso a destra, Hermann Minkowski, che è stato insegnante di Albert Einstein quando lui era al Politecnico di Zurigo, durante il suo corso universitario. Due o tre anni dopo la pubblicazione dell'articolo sulla relatività, quello del 1905, ha proposto questa interpretazione in termini di geometria dello spazio-tempo, cioè come la relatività ha cambiato o cambia la concezione geometrica dello spazio e del tempo. E ci sono diversi effetti speciali che spero vi stupiranno. Se torniamo indietro a 3 anni fa, quando avete iniziato il corso di meccanica, uno degli strumenti per visualizzare la fisica in questione, la meccanica in particolare, era la legge oraria. Cioè la relazione tra la posizione, qui che vedete in ordinata, e il tempo. Quindi questa curva che dice in ogni istante dove si trova l'oggetto, qual è la sua posizione, viene chiamata legge oraria e descrive qualitativamente, graficamente, le caratteristiche del moto di un particolare oggetto. Okay? Se ci pensate un istante, questa è una successione di coppie, come nei grafici cartesiani, in questo caso ascissa ordinata, cioè tempo-posizione, che sta a indicare che in quell'istante di tempo quel particolare oggetto si trova in quel particolare posto. Questa coppia tempo-posizione in relatività prende il nome di evento, cioè in quel punto dello spazio è successo a quell'ora un particolare fatto, un fenomeno. L'insieme di tutti gli eventi, cioè di tutto ciò che può accadere in un posto a una certa ora, si chiama insieme universo, insieme degli eventi. E la linea che prima si chiamava legge oraria prende il nome di linea d'universo, che se volete è può essere una rappresentazione della storia di un particolare oggetto, di un particolare punto, di un particolare movimento nello spazio e nel tempo. Questo l'ho appena detto, l'insieme tempo-posizione è l'insieme che viene chiamato evento. Attenzione, io preferisco, qui vedete che c'è il tempo in ascissa e lo spazio in ordinata. In moltissimi libri sulla relatività trovate l'inverso, cioè il tempo in ordinata e lo spazio in ascissa. Secondo me confonde le idee. È vero che aiuta a ricordare il fatto che parlo di qualcosa di leggermente diverso rispetto a una legge oraria, però secondo me rischia di confondere le idee. Io preferisco utilizzare la convenzione normale, posizione in ordinata, tempo in ascissa, perché normalmente il tempo è la variabile indipendente, mentre la posizione è quella dipendente. Questo l'abbiamo appena detto. Ecco, quindi un corpo fermo in una certa posizione ha una linea d'universo che è una retta orizzontale, perché la sua coordinata x non cambia nel tempo. Una semplice retta orizzontale indica la storia dinamica, se volete, di un oggetto fermo. Una retta invece inclinata indica un moto con velocità costante, perché la sua coordinata spaziale cambia linearmente nel tempo. Quindi con una rapidità che è sempre la stessa, un moto uniforme. Se invece ho una curva, se questa retta diventa una curva, significa che il moto ha una velocità variabile. Sapete, ricordate benissimo che in una legge oraria la pendenza punto per punto della legge oraria vi dà istante per istante la velocità. Se la pendenza cambia come in una curva, vuol dire che il moto ha velocità variabile e quindi è accelerato. Quindi se è una curva significa che è un moto accelerato. Ok? Se torniamo per un istante alla relatività di Galileo e di Newton,
Vi ricordate le trasformazioni che trovate qua in alto? Da un sistema inerziale a un altro, dicono che il tempo è lo stesso, t' uguale a t, i due diversi sistemi misurano lo stesso tempo, e le due coordinate spaziali sono rappresentabili o immaginabili in termini geometrici come una traslazione. Una traslazione si passa da x a x', togliendo questa grandezza, e quindi x' è semplicemente traslata nell'asse dei tempi, cioè scivola su x. Immaginatevi due assi, uno che scivola sull'altro. È una traslazione. Questo è il modo in cui geometricamente possiamo visualizzare le trasformazioni di Galileo e di Newton. D'accordo? Viceversa, se ho una retta verticale, riguardo la retta orizzontale, oggetto fermo in una certa posizione, il tempo che scorre tranquillamente. Se invece è una retta verticale, questo significa, sempre nello spazio-tempo nell'insieme degli eventi, dell'universo degli eventi, la contemporaneità, tutto ciò che è simultaneo a quell'evento. L'intero spazio, l'intero universo ha quel particolare istante. La contemporaneità, se vogliamo dirla così. Per cui tutto ciò che sta a destra di quella retta, questo nell'universo di Galileo e di Newton, attenzione, è il futuro, cioè tutti gli eventi che sono influenzabili da questo evento PT, X. Tutto ciò che viene dopo in termini temporali è un semipiano, no? Tutto ciò che sta prima è il suo passato, cioè tutti gli eventi che possono aver avuto qualche influenza sull'evento P, che possiamo interpretare come ad esempio il qui adesso. Questo è il passato in termini newtoniani. Cosa cambia in base alle trasformazioni di Lorentz, che sono la base dell'attività ristretta? Beh, andiamole a rivedere. Qui ci concentreremo sulla x e su t. Qui uno degli aspetti principali è il fatto che il tempo cambia non solo in funzione del vecchio t, del t nel sistema di riferimento S, ma anche della posizione. Cioè ho t' diverso e in posti diversi. E vedete che entrambe le trasformazioni sono lineari sia in t che in x, però hanno una forma leggermente diversa. Tempo e spazio, anche nella meccanica classica, sono disomogenei. Uno si misura in metri, l'altro in secondi. Ma adesso, alla luce dell'esperimento di Michelson-Morley, possiamo collegarli, perché possiamo legarli dalla costante della velocità della luce. Quindi posso introdurre una variabile, tau, posso pensarla come secondi luce, okay? Una variabile spaziale che misuro in metri, ma che in realtà è legata al tempo. Quindi x e tau adesso sono omogenei, entrambi si misurano in metri. E questo ha un effetto importante, perché in termini di x e tau, le due trasformazioni posso scriverle in questo modo. La x, per esempio, posso mettere un c a moltiplicare, a dividere, per cui x' diventa x meno v su c per tau. E in t' uguale, moltiplico tutto per c e ottengo che tau' è tau meno v su c per x. Per cui le due trasformazioni del tempo e di questo tau, di questa tempo-luce, sono perfettamente simmetriche. Vedete che ottengo l'una dall'altra semplicemente scambiando x e tau. Sono esattamente la stessa cosa. Questo è importante, perché significa che tempo e spazio si mescolano continuamente. Non ho più modo di separarli. In questo contesto, tempo e spazio, ripeto, si trasformano esattamente nello stesso modo. Quando in fisica due cose sono sottoposte alle stesse leggi, vuol dire che sono la stessa cosa. Non ho modo di distinguerle. Ecco come nasce l'idea dello spazio-tempo.
Le due cose non sono più separate, mentre in meccanica classica sono ben distinte. D'accordo? E quindi parleremo di eventi in termini di posizione x, ma di pseudotempo, se volete, tau, cioè di tempo luce. Che cosa possiamo fare per visualizzare geometricamente le trasformazioni di Lorentz? Beh, riscriviamo legge di trasformazione della coordinata spaziale e l'origine del sistema di coordinate nel sistema S', cioè x' uguale a 0, ha in termini delle coordinate del sistema S questa caratteristica: se x' è nullo il numeratore e quindi x-v su c per t deve essere uguale a 0, cioè x vale V su C o se preferite beta per tau. Ma questa è una retta. È una retta che mi dice che cosa? Beh, definisce l'origine del sistema di coordinate nel sistema in movimento rispetto al sistema S, cioè mi dà la posizione per capirci del viaggiatore sul treno rispetto al suo amico che lo saluta in stazione. Ed è rappresentabile come una retta perché è un moto uniforme. Quindi la linea d'universo x uguale b beta, beta è la velocità v in termini di c per tau. Questa è la linea d'universo dell'origine del sistema di coordinate in moto. Quindi, se volete, dato che ecco, di questo puntolino qui per capirci. Nel sistema S', questo è l'incontro degli assi rossi. Ok? Questo non è altro che l'asse dei tempi, l'asse tau, perché nelle coordinate cartesiane l'asse orizzontale ha equazione, in questo caso, ordinata uguale a zero. L'ordinata nel nostro sistema è la x. Quindi l'asse dei tempi nel sistema S', è esattamente questa retta qui. Possiamo vedere qual è l'equazione dell'altro asse, quindi chiedersi l'asse delle posizioni, x', è l'equazione tau' uguale a 0. E se impongo tau' uguale a 0 nelle trasformazioni di Lorentz, ottengo tau meno v su c per x uguale a 0, cioè tau uguale a 1 su beta x. E quindi ho la retta che ha coefficiente angolare l'inverso della precedente, quindi forma lo stesso angolo alfa con l'asse delle x. Questo è l'asse delle posizioni nel sistema S'. Ma questo cosa significa? Significa che se ho due sistemi in moto a rettilineo uniforme uno rispetto all'altro, mentre nella trasformazione di Galileo questo comporta una traslazione di assi, qui invece comporta che i due assi nuovi, x' e tau' sono piegati. Non è più una traslazione, è una specie di rotazione, una deformazione. I due assi, attenzione, non sono più assi ortogonali. Il moto rettilineo uniforme, in termini relativistici, produce una deformazione, cioè un'inclinazione negli assi, che li rende non più ortogonali. E l'inclinazione è la stessa, l'angolo alfa è la stessa di tau' rispetto a tau e di x' rispetto a x. Non solo, ma questo angolo alfa aumenta tanto più grande la velocità, tanto più beta è prossimo a 1. Quindi in termini relativistici di spazio-tempo, il moto rettilineo uniforme è una deformazione, una chiusura, se volete, dei due assi verso la bisettrice. Quindi avete un'altra rappresentazione in termini delle solite coordinate, questa volta però la x è orizzontale, la ct è verticale. Questo particolare effetto, cioè il come il moto rettilineo uniforme viene a influenzare le coordinate spazio-temporali nei due sistemi, è molto utile perché mi permette di visualizzare la relatività della simultaneità in modo molto semplice. Se ho due eventi A e B allineati verticalmente, questi avvengono allo stesso tempo perché se li proietto sull'asse dei tempi, la proiezione combacia la stessa. Quindi
Quindi in questo caso A e B sono simultanei nel sistema S. Ma se li guardo da S' non lo sono più, perché la loro coordinata temporale la ottengo in S' proiettando su tau', ma parallelamente a x'. E quindi intersecano l'asse tau' in due punti diversi. Quindi per S' A e B, che sono simultanei per S, non lo sono più per S'. Avvengono a tempi diversi. A precede B, ha una coordinata temporale più piccola. Questo è proprio legato al fatto geometrico di come il moto rettilineo uniforme ha effetto sugli assi cartesiani che non sono più ortogonali nel diagramma spazio-temporale, che si chiama anche diagramma di Minkowski, perché proprio l'insegnante di Newton l'ha introdotto. Qui avete un esempio, un'animazione dei due sistemi. I tre eventi A, B e C, che in S sono simultanei, la velocità relativa deforma i due assi in modo tale che i tre eventi adesso hanno coordinate temporali diverse. Che succede per la luce? Se avessimo un raggio luminoso, quindi beta dovrebbe essere uguale a 1, per cui i due assi vanno a coincidere con la bisettrice del quadrante. Ma se beta è uguale a 1, nel sistema in moto, in S', okay, i due assi x tau' x' coincidono. Quindi per la luce la coordinata spaziale è identica a quella temporale. Non so se è chiaro questo. Se ho un sistema, che non può essere un sistema con la massa massima, sarà quello che sarà, ma un oggetto che si muove a velocità della luce, per quell'oggetto posizione e tempo sono la stessa cosa. Ecco perché la luce non può mai stare ferma. Perché un oggetto che viaggia a quella velocità, per quell'oggetto, spazio e tempo sono identici. Non c'è più distinzione. Il fatto che il tempo passa implica che l'oggetto si muove. Non può stare fermo. E la sua linea dell'universo, nel sistema di riferimento in cui noi osserviamo la luce, corrisponde alla bisettrice del quadrante. Quindi questo, se volete, è l'alterazione massima possibile del diagramma spazio-tempo tra l'osservatore, tra virgolette, fermo e quello che dovrebbe viaggiare insieme con la velocità della luce, anche se questo è impossibile. Chiaramente, se consideriamo una sola coordinata spaziale, la luce può viaggiare sia verso destra che verso sinistra. Nel caso che la sua velocità fosse negativa, nell'altra direzione dell'asse, avrei una bisettrice non del primo quadrante, ma del quarto. Quindi, se accendo una lampadina nel mio universo unidimensionale, un raggio luminoso va verso destra, uno va verso sinistra, quindi ho le due bisettrici, che dividono i quattro quadranti in due parti. Ok? Ora, abbiamo già visto che qualunque corpo si muova, la sua velocità non può essere, ma neanche uguale, superiore, ma neanche uguale a quella della luce. Quindi, se noi siamo al centro di questo sistema, quindi la nostra origine del nostro sistema, l'intero spazio-tempo è diviso in diverse regioni da frontiere invalicabili. Se io sono al centro del mio sistema di riferimento, cioè il tizio che fermo in stazione, tutta la parte verde corrisponde a eventi che sono collegati all'origine da segnali, da oggetti che si propagano con velocità più piccola di quella della luce, quindi sono influenzabili. Quindi tutto il futuro del qui e adesso è quest'area verde, cioè tutti gli eventi dello spazio-tempo che possono avere una relazione causale col qui e adesso. Sono il nostro futuro. Tutta l'area rossa, invece, appartiene al passato, cioè tutta quella regione di spazio-tempo che può aver avuto influenza sul qui adesso.
mentre le due bisettrici, cioè i due raggi di luce, formano una frontiera invalicabile. Io non posso avere influenza su nessuna regione dello spazio-tempo contenuta in quello che qui viene chiamato come altrove. Perché? Perché per poterlo fare, cioè per influenzare un evento nell'altrove, dovrei mandare un segnale o comunque scatenare un evento che si propaga più veloce della luce, e questo è impossibile. Quindi, se io sono qui, questo è il mio qui adesso, tutta questa regione di spazio-tempo è vietata, è proibita, è irraggiungibile. Mentre, se vi ricordate, in termini galileiani c'era un intero semipiano che era il mio futuro, un intero semipiano che era il mio passato. L'altrove è tutta la regione dello spazio-tempo dove succedono cose, eventi che non possono avere influenza sul mio qui adesso, né io posso avere influenza su di loro. Che sono regioni, si dice anche causalmente sconnesse, e poi c'è proprio una frontiera, cose che non posso raggiungere né mai potranno raggiungere me. Punto, perché anche i luoghi dell'altrove hanno un evento, diciamo, che si Sì, può questi non influenzare. potranno mai influenzare me, né io posso influenzarli, influenzano il loro altrove. E viceversa. Ecco, questa è una rappresentazione dello stesso. Questi siamo anche coni di luce in 3D, qui abbiamo due coordinate spaziali e una temporale. In quel caso diventano dei coni. In questo contesto è chiaro che la geometria cambia, non è più la stessa. Se torniamo un attimo alla geometria che avete studiato sicuramente, soprattutto nel biennio, una delle cose che caratterizza ogni geometria sono gli invarianti. Non so se avete mai sentito parlare di un matematico, Felix Klein, uno dei più grandi matematici dell'Ottocento. La sua tesi di dottorato era proprio la discussione di quali sono gli invarianti che caratterizzano quali geometrie. La sua tesi è passata alla storia, come il discorso proprio di Felix Klein. Nella geometria euclidea, l'invariante sono le distanze. E c'è tutta una classe di trasformazioni geometriche, che sono le isometrie, che conservano le distanze in termini proprio di teorema di Pitagora. Quali sono gli invarianti per la geometria dello spazio-tempo relativistico? Beh, se io considero due eventi nello spazio-tempo relativistico e ne faccio la distanza in termini vecchi, in termini euclidei, ottengo una grandezza che non è la stessa nei due sistemi di riferimento. Cioè, se la calcolo nel mio sistema S, ottengo una grandezza, se la calcolo nel sistema S', ottengo un'altra. Quindi quello non è più un invariante. Posso modificare questo modo di calcolare le distanze in modo tale che sia invariante? Rispetto sì, in modo apparentemente minore, basta che qui metto un meno. Se io considero la differenza tra, ad esempio, il quadrato della coordinata temporale meno il quadrato di quella spaziale e lo calcolo nei due sistemi di riferimento, il risultato è numericamente, attenzione, identico. Questo è un invariante. Non posso più chiamarlo distanza, perché c'è un segno meno, e questo produce a livello algebrico dei effetti piuttosto curiosi. Lo chiamo separazione. La separazione tra eventi, cioè la differenza tra il quadrato delle coordinate temporali e il quadrato della differenza di coordinate spaziali, è un invariante. Quindi gli eventi sono separati da questa grandezza. Questa è la nuova distanza. Le trasformazioni di Lorentz mostrano che lo spazio e il tempo sono un tutt'uno. L'universo costruito su queste coordinate ha una geometria piuttosto particolare, dove l'invariante, cioè ciò che non cambia da un sistema di riferimento all'altro, non è la distanza in termini euclidei,
euclidei, mai questa separazione. Ok? Questo mi permette di fare cosa? Beh, la prima considerazione che faccio è questa. Immaginate A e B, due eventi, per esempio questo solo sull'asse dei tempi, e un terzo evento C. Immaginate due linee d'universo, una che faccia A e B direttamente, cioè il percorso rettilineo, e una che passi prima da C prima di arrivare a B. Se calcolo la separazione tra questi due eventi, posso calcolarla lungo AB, che in questo caso ho solo un delta tau, perché la coordinata x è la stessa, oppure posso calcolarla prima passando per C e poi tornando a B. Ma in quel caso devo tener conto anche della separazione spaziale. Quindi il delta s da A a C, per esempio, sarà il delta tau a B mezzi, perché? Perché metto C che sia... supponiamo che C sia a metà strada, abbia coordinata temporale metà. E poi c'è il meno delta C al quadrato, che non è nullo. Questo cosa significa? Significa che se poi calcolo la separazione completa, cioè quella AC più quella CB, ho questa grandezza, la radice quadrata di delta tau AB alla seconda, quindi questa parte, meno, se porto dentro il 2, 4 volte la separazione spaziale. Per cui la separazione lungo AB, diversamente da quello che c'è nella geometria euclidea, se io devo andare da un posto a un altro e voglio fare la strada più breve, questa è quella rettilinea, non lungo un segmento diretto. Nella geometria relativistica questa è la strada più lunga, non quella più corta. Qualunque altra strada è più corta. Quindi quella... il tratto rettilineo è quello di distanza o di separazione massima, non minima. E questo ci aiuta a interpretare, questo è il paradosso dei gemelli. Il tempo proprio, che è quello dei gemelli lungo la loro asse temporale, da qualunque altro sistema di riferimento è visto come un tempo più lungo. Il tempo osservato da chi sta sulla Terra rispetto a chi viaggia passa più veloce, passa più tempo. Questo non è altro che il paradosso dei gemelli. Si può interpretare geometricamente in questo modo. Ma allora, usando la separazione, posso caratterizzare quantitativamente le regioni di passato, presente e altrove. Scusami, di presente, di futuro e di altrove. Nel futuro avrò, e nel passato avrò comunque eventi separati da una separazione positiva, un delta S quadro positivo. Nell'altrove invece avrò un delta S quadro negativo, perché in quel caso il delta X sarà più grande del delta tau. Ok? E quindi zone diverse dell'universo avranno una separazione diversa, e qui avrò un delta S quadro negativo. Quindi mi comporta che cosa? Una geometria immaginaria, proprio fare con grandezze che hanno un quadrato negativo. Normalmente tutto ciò che ha separazione delta S quadro positiva si dice che ha separazione tipo tempo. Perché? Perché il delta tau quadro è più grande del delta x quadro. E quindi posso, che significa tipo tempo? Significa che posso trovare un sistema di riferimento in cui quella separazione è tutta temporale. Cioè, ci sono sistemi di riferimento in cui quegli eventi che hanno quella separazione, avvengono nello stesso posto. Mentre nelle separazioni tipo spazio, il delta S quadro è negativo, e lì posso trovare un sistema di riferimento in cui quella separazione è solo spaziale, cioè sono simultanei. La linea di frontiera tra i due sono gli eventi tipo luce, che hanno separazione nulla, perché x è uguale a tau. È la frontiera tra le due regioni dello spazio-tempo. Quindi
per esempio, se voglio descrivere un insieme di punti dello spazio che siano equidistanti da uno stesso punto, in geometria euclidea questa è una circonferenza, se invece la circonferenza, l'analogo della circonferenza in termini di geometria di Minkowski dello spazio-tempo, cioè i punti che stanno alla stessa separazione dall'origine, sono iperboli, perché hanno equazione tau alla seconda meno x alla seconda uguale a costante. Quindi sono curve illimitate nello spazio-tempo, mentre la circonferenza era limitata. Proprio perché? Perché la separazione minima tra due eventi non esiste, esiste solo quella massima. Quindi queste sono l'iperbole e l'analogo in geometria dello spazio-tempo della circonferenza nella geometria euclidea che conoscevamo fino ad oggi. C'erano altre cose da dire, ma salto a quest'altro argomento. Vediamo se riusciamo a sfiorare l'attività generale. L'attività ristretta si occupa solo di sistemi inerziali. Per sistemi in moto relativo uniforme, costante l'uno rispetto all'altro. Che cosa hanno di speciale i sistemi inerziali? Hanno il fatto che sistemi inerziali diversi misurano la stessa accelerazione in ambiente newtoniano. Idem in ambiente nell'attività ristretta. Cioè l'accelerazione distingue sistemi inerziali diversi. Vi ricordate il paradosso dei gemelli? Il gemello è più vecchio perché l'altro è accelerato, uno gemello subisce l'accelerazione e l'altro no. Ma quindi l'accelerazione, non solo il moto relativo, ma anche l'accelerazione ha effetto sullo scorrere del tempo. Quindi c'è modo di generalizzare, di fare in modo che anche l'accelerazione sia relativa, posso estendere la teoria in modo tale da inglobare anche i sistemi non inerziali? La risposta è sì. Vi ricordate la legge di caduta del corpo libero? Tutti i corpi cadono con la stessa accelerazione. Uno dei primi esperimenti fatti sulla Luna era una piuma e un martello lasciati cadere dall'astronauta, questi cadevano insieme. Perché? Perché sulla Luna non c'è atmosfera, quindi non c'è l'attrito con l'aria. D'accordo? Questo da cosa è legato? A cosa è dovuto? Beh, è dovuto al fatto che se io scrivo la seconda legge della dinamica in questo modo, misuro la massa inerziale, cioè la resistenza di un corpo alle accelerazioni. Tanto più un corpo ha inerzia, tanto più difficile accelerarlo. Mentre nella legge di gravitazione universale quello che importa è la massa gravitazionale, cioè la sorgente della gravità, del peso. Il fatto che tutti i corpi cadono con la stessa accelerazione è legato al fatto che massa inerziale e massa gravitazionale sono la stessa cosa. Questo si chiama principio di equivalenza. In base a questo principio posso semplificare la massa a destra e a sinistra quando scrivo l'equazione della gravitazione universale e l'accelerazione è la stessa per tutti i corpi. Questa A piccolo è l'accelerazione di gravità G sulla Terra, tutti i corpi cadono nello stesso modo. Perché? Perché la massa inerziale, resistenza alle accelerazioni e la sorgente della gravità sono la stessa cosa. Quindi il moto della massa, di ciascuna massa, non dipende dalla massa stessa, ma solamente dalla gravità. È un po' come se io dicessi, beh, la strada per andare da qui a Venezia, che io la percorra con una 500, con una Ferrari o con un camion, la strada è sempre la stessa. Non dipende da come la percorrono, la strada è quello che è. Quindi l'accelerazione di gravità, se volete, è una proprietà geometrica dello spazio-tempo. Ma se è così, allora non ho modo di distinguere quello che succede, ad esempio, in un sistema chiuso sulla Terra. Se io, adesso immaginate di chiudere tutte le pareti, prendo un oggetto, lo lascio cadere, questo cade con l'accelerazione G, 9,81 metri al secondo quadrato.
Ma se io fossimo nella stessa posizione, ma in un'astronave che accelera in una data direzione a 9,81 metri al secondo quadrato, il principio di inerzia fa sì che ciò che io lascio cadere nell'astronave, lo lascio andare, cade esattamente nella stessa legge. Perché il principio di inerzia lo fa rimanere indietro rispetto all'astronave che accelera. Quindi osservo la stessa cosa. Quindi l'accelerazione di un sistema di riferimento non inerziale, come quello dell'astronave, è indistinguibile, almeno localmente, da quello che succede sulla Terra a causa della gravità. Quindi la gravitazione non è altro che, o meglio, la posso simulare o riprodurre semplicemente usando un sistema di riferimento non inerziale opportuno. E questo si ricollega a quello che abbiamo detto un secondo fa, al principio di equivalenza. Se tutti i corpi subiscono la stessa accelerazione, allora vuol dire che la gravità non è una proprietà che dipende dal corpo stesso, ma dipende dallo spazio nel cui il corpo si trova, dalla geometria dello spazio-tempo locale, prodotta dalla gravitazione oppure dall'accelerazione, indipendentemente. Che cos'è che produce questa alterazione nella geometria dello spazio-tempo che fa sì che io percepisco o gravità o accelerazione? È la massa. La massa. La massa o l'energia deformano la geometria dello spazio-tempo in modo tale da produrre l'effetto che noi chiamiamo forza di gravità. Questo Newton, scusate, Einstein la chiamò l'idea più brillante che lui abbia avuto nella sua carriera. Cioè la gravitazione è geometria dello spazio-tempo. Quello che noi chiamiamo gravità non è altro che una forma di alterazione di quella che prima abbiamo visto essere l'universo degli eventi. L'unione tra la relatività ristretta e il principio di equivalenza è quello che forma la base su cui è costruita la teoria della relatività generale, cioè generale significa che riguarda tutti i sistemi di riferimento, indifferente quale, inerziali e non. E interpreta la gravità come, ripeto, una modifica locale delle proprietà geometriche dello spazio-tempo. Se ho una regione di spazio-tempo vuoto e lascio che un corpo vada, questo segue una traiettoria rettilinea, va per le sue, per capirci. Se lì dentro ci fosse, vicino ci fosse una massa come una stella, noi, Newton dice che la particella m piccola viene deflessa perché sente la forza di gravità. Einstein dice che la particella in realtà non viene deflessa, segue sempre una linea retta, ma la linea retta viene deformata dalle proprietà geometriche locali dello spazio-tempo. Cioè non è che non c'è una forza, c'è una curvatura. Cioè, le proprietà geometriche in punti diversi sono diverse. Qui, per esempio, avete l'esempio di la Terra che gira attorno al Sole. Gira lì non perché senta la forza del Sole, ma perché la geometria dello spazio e del tempo dove si trova la Terra fa sì come se ci fosse proprio un profilo, immaginatevi una buca di potenziale. In quel caso però sono in realtà proprietà geometriche, le quali possono arrivare a estremi. Se la massa che le crea è molto intensa, le proprietà di distorsione dello spazio-tempo possono arrivare a effetti peculiari, come nel caso di, ad esempio, un buco nero, che è una distorsione dello spazio-tempo tale da creare un buco letteralmente, cioè qualcosa dove si può entrare ma non uscire, perché l'energia necessaria a uscire è troppo intensa. Non si riesco a concludere. Dove va a finire quel buco? Potrebbe essere l'origine di un altro universo. Questi sono i cunicoli di spazio-tempo, si dice. Potrebbe essere, per esempio, il Big Bang di un altro universo. Questo però, ahimè, non lo sa nessuno. Nel 1917 Einstein applica la teoria della gravitazione generale alla cosmologia, cioè all'intero universo, e le speculazioni sull'origine e la storia dell'universo cessano di essere religione e diventano scienza. Diventano
nasce la cosmologia fisica. Questa equazione qua sotto, che lega la geometria alla massa, è quella, una delle soluzioni di quell'equazione è la storia del nostro universo. Quell'equazione è talmente potente che, per esempio, l'intero libro di Euclide è una delle sue soluzioni. È una cosa talmente straordinaria che io ho inserito questa parte, la gravità generale, quando mi sono laureato in fisica, ho messo un esame in più. Mi piaceva talmente tanto, dicevo, io voglio fare anche questo esame. Potevo lavorare con un esame di meno, mi sono laureato con un esame di più, datemi del matto, avete ragione. Salto le verifiche sperimentali, vi richiamo solo questa e dopo chiudo. Vi ricordate quando abbiamo parlato di elettrostatica? Abbiamo detto che la forza elettrostatica è simile a quella gravitazionale. Ma le cariche, quindi una massa ferma produce la forza di gravità, la carica ferma produce la forza di Coulomb. La carica in moto produce il campo magnetico, che ci ha portato così tanto lontano. Ma allora dovrebbe essere che anche una massa in moto produce un campo simile al campo magnetico, ma in ambito gravitazionale. Un'idea da pazzi, se volete, eppure è stata confermata. Esiste il campo gravito-magnetico. Confermato nel 2000 e questa sonda Gravity Probe B che ha volato dal 2004 al 2008 poi è stata confermata nel 2016. Esiste questo effetto su masse in moto, producono un campo che si comporta come il campo magnetico, che si chiama campo gravito-magnetico. L'effetto analogo a quello del frame dragging. Questa è una verifica estrema, se volete, degli effetti della gravità, della teoria della gravitazione generale. E mi fermo qua.